Nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia si è svolto a Roma un reading dei Promessi Sposi. A leggere vari estratti del romanzo manzoniano, tanti rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura di casa nostra. Con l'idea Donna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici. N'aveva poche, ma a quelle poche era molto affezionata. Liberi non saremo se non siamo uniti. Lo scriveva nel 1815 Alessandro Manzoni nel suo Proclama di Rimini e quel desiderio di unificazione dell'Italia traspare ancor più evidente nel suo capolavoro I Promessi Sposi, a tutt'oggi simbolo della raggiunta unità linguistica e culturale italiana. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la Onlus Save the Children, la rete G2 che raggruppa i cittadini italiani di seconda generazione, hanno organizzato una maratona letteraria in cui 21 artisti si sono alternati a 40 ragazzi nella lettura di 52 frammenti del romanzo manzoniano. Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, ma l'infelice si dibatteva invece sotto il giogo. Promessi Sposi d'Italia, questa cittadinanza sa da fare. Questo è il titolo della manifestazione svoltasi presso il Tempio di Adriano a Roma, occasione per chiedere ai tanti artisti presenti se si sentano orgogliosi di essere italiani. E negli ultimi lunghi tempi mi sono sentito sempre meno orgoglioso di essere italiano e negli ultimissimi tempi pochissimo, anzi iniziavo a viverla con un certo imbarazzo. Questa iniziativa mi ha portato a conoscere questi ragazzi, perché abbiamo fatto delle prove, nel senso che sostanzialmente loro hanno cercato di insegnare a me come leggere, e percepire in dei ragazzi figli di immigrati una voglia di essere italiani così forte mi ha contaminato. Sono orgogliosa di far parte di una cultura così prestigiosa e così amata in tutto il mondo. Mi sento orgogliosa anche di essere italiana oggi, perché da 150 anni fa politicamente siamo diventati un solo paese grazie a dei ragazzi poi che hanno combattuto e sono morti per questo ideale. Siamo un popolo e un paese incredibile, forse unico. Raccogliamo forse il meglio e il peggio dell'umanità, quindi ovvio che ci sono tantissimi momenti in cui ho la sensazione che la nostra capacità di rigenerarsi e di unirci in alcuni momenti sia un bene prezioso. In altre però non abbiamo il senso dello Stato, non abbiamo il senso della collettività, crediamo che il sotterfugio e la furbizia siano una virtù nazionale, tutte cose che invece io mi auguro che i nuovi cittadini italiani ci aiutino a migliorare. Mi piace essere italiano perché comunque l'Italia ha dato tante cose al mondo, tante cose dell'Italia che sono andate nel mondo, poi hanno fatto scuola, hanno, come dire, dato l'avvio per tante cose. In questo momento storico devo dire onestamente che non mi sento tanto orgoglioso di essere italiano, soprattutto in questo periodo che qui si festeggiano i 150 anni dell'unità e c'è una forte volontà invece di divisione. E proprio mentre si festeggiano i 150 anni dell'unità del nostro paese si sentono ancora forti alcune tendenze separatiste. Quella odierna è un'Italia più dell'unità o della separazione secondo lei? Quella odierna. Io spero che sia un'Italia dell'unità, però purtroppo ci sono delle forze separatiste a parole, poi ci stanno benissimo in Italia. Io continuo però a pensare che ci sia che la maggioranza degli italiani invece sia contraria a tutto questo, a queste spinte che stanno avvenendo. È vero che c'è una piccola frangia magari che queste spinte le sta cavalcando, magari sull'onda di ragionamenti utilitaristici o semplicemente vantaggiosi in questo periodo magari storico, ma sono sempre logiche miopi. No, è più un'Italia della divisione e della separazione, però con manifestazioni come questa si cerca di tornare verso un senso più forte di unità. Martina Riva, Sky TG24.